Ho deciso di candidarmi perché ho creduto di dover assumermi la responsabilità personale rispetto a tanti amici, a tante persone che me lo chiedevano e con le quali in questi anni ho condiviso molto lavoro, molte esperienze, molto pensiero, molte riflessioni, molte fatiche e anche molte gioie. E quindi non ho più sentito così la fatica di tirarmi indietro, insomma, ho pensato che dovevo assumermi la responsabilità della loro spinta, del loro stimolo, del loro desiderio, nel tentativo da condividere tutti insieme di poter dire questa volta nel dibattito sulle primarie alcune cose per noi importanti rispetto a temi forti che riguardano la vita della città e quindi è stata un'assunzione di responsabilità in qualche modo. Non credo in un programma che un sindaco si fa da solo, credo in alcune idee di fondo su come un sindaco vuole la città, che gli vengono dal fatto che ha usato un po' gli sguardi di molta gente competente e anche di molta gente che vive la città. La città è fatta anche di mondi diversi, perché è fatta, oddio, mi verrebbe quasi da dire che è fatta da molte città diverse, perché è fatta dagli studenti che sono di passaggio, è fatta da chi è bolognese da anni, è fatta da chi arriva per lavoro, è fatta da chi arriva da paesi lontani, è fatta da vecchi, è fatta da bambini, quindi ognuno ha il suo pezzo di città e il suo modo di vivere la città e sono tutti volti della città che vanno raccolti e vanno ascoltati, vanno capiti e ci sono molte competenze e quindi ci vuole un modo per fare delle scelte che raccolgano appunto l'occhio, la posizione e la città di ognuno, insomma, per essere la città di tutti deve essere la città di ognuno, questo dal punto di vista del metodo. Io sono cattolica per scelta, per educazione, anche per maturazione personale e diciamo a fianco di questo significato che do alla mia vita e che cerco anche ovviamente di trasmettere ai miei figli di vivere con altre persone, di condividere con altre persone, metto però il fatto che proprio perché sono cattolica credo di dover essere di essere chiamata a essere partecipe al destino di tutti, in qualche modo, alla sorte di tutti, ma anche di non avere io la possibilità di attribuire a tutti i significati che do io alle mie scelte. Quello che io posso condividere è la passione civile con gli altri, la passione per la vita della città, la possibilità di costruire insieme ad altri che condividono la stessa passione un linguaggio comune. Non credo che ci sia bisogno che chi si impegna in un percorso anche esplicitamente di impegno politico debba per forza caratterizzarsi come cattolico. Anzi, se la politica è un servizio e la tua cattolicità va messa al servizio di questo come in senso del tutto laico, appunto, libero dal significato che poi tu dai a questa esperienza, come a tutte le esperienze della tua vita.